L'incontro diabete mellito malattia in espansione, come prevenirlo, istruzioni per l'uso. L'incontro è promosso dall'amministrazione comunale e dalla consulta giovanile di Bova Marina. Ringraziamo anche le associazioni che hanno supportato l'evento e le persone che hanno accolto l'invito e che daranno la loro testimonianza. Salutiamo e ringraziamo il dottore Perrone, diabetologo che ha accolto con entusiasmo questo invito. E la sua relazione sarà preceduta da alcune testimonianze di vita diabetologica. E do adesso la parola al sindaco Vincenzo Gruppi, cui seguirà l'introduzione dell'evento da parte del presidente della consulta, Leo Plutino. Grazie. Buonasera a tutti. Intanto, anche se ho perso una scommessa, mi fa piacere che diciamo, la sala è piena, perché avevo così detto alla Leo Plutino, che è il presidente della consulta, che ha organizzato, in realtà è la consulta che ha organizzato questo convegno, questa iniziativa. Dicevo, ma facciamola alla biblioteca perché è più raccolta, quindi abbiamo messo una scommessa sulla. E quindi diciamo, sono contento di averla persa, anche perché fa piacere che su un tema così delicato, ecco, ci sia una presenza importante che testimonia anche la sensibilità dei cittadini. Dicevo che è un'iniziativa, ecco, importante e utile per sensibilizzare tutti noi su una patologia anche, diciamo, importante e grave, che coinvolge in Italia migliaia, ma milioni di persone nel mondo, e che colpisce anche i giovani, i ragazzi e addirittura anche i bambini, continua, diciamo, espansione, così come ci dice il titolo del convegno. Quindi un'iniziativa importante per sensibilizzare su questa patologia e soprattutto sulla sua prevenzione, perché come tutti sappiamo e come i medici ci dicono sempre, la migliore cura per ogni tipo di malattia è appunto la prevenzione. Noi come amministrazione comunale abbiamo voluto dare il nostro piccolo supporto, più che altro di natura logistica, alla riuscita dell'evento, dell'iniziativa, perché il compito dell'istituzione, in questo caso dell'amministrazione comunale, è quello di avere cura, di tutelare i propri cittadini, e quindi in primis anche di avere cura della salute dei propri cittadini. E come amministrazione, tra le altre cose, noi siamo sempre disponibili, siamo, ecco, sempre impegnati a dare il nostro piccolo, il nostro modesto contributo a manifestazioni legate alla solidarietà e alla sensibilizzazione verso tematiche sociali importanti, quale appunto quella di questa sera. Il mio auspicio, e concludo, è che, diciamo, tra l'altro, ecco una cosa che mi stava sfuggendo, anche, diciamo, l'iniziativa è importante ed è stata anche ben organizzata, perché la cosa importante è che, oltre il profilo medico, diciamo, di cui parlerà il dottore Giovanni Perrone, che tra l'altro ieri ho scoperto che il marito della dottoressa Tringali, che per 2 anni e mezzo mi ha curato, e dicevo, quindi, a parte quegli aspetti medici, ci saranno delle, ahimè, diciamo, testimonianza di persone che purtroppo con questa malattia devono vivere e soprattutto convivere. Il mio auspicio, dicevo, e concludo, è che questo convegno, ecco, oltre a parlare, ecco, di questa patologia, dell'attività di prevenzione, e ascoltare le testimonianze, ecco, possono emergere anche delle proposte operative affinché
eventi di questo tipo, volti a sensibilizzare e alimentare azioni volte alla prevenzione, ecco, se ne facciano sempre di più e quindi ecco, mi auguro che possano uscire delle proposte in tal senso. Io, come al solito, la faccio lunga, restituisco la parola a Marielle Ridi e ringrazio nuovamente la consulta per averci dato l'occasione stasera di parlare di questo tema così importante. Grazie. Leo, come nasce questa iniziativa? Allora, onestamente non è un'iniziativa solo della consulta, ma la consulta ha preso la palla al balzo. Insieme ad altri amici, voglio dire io, di viaggio, compagni di viaggio, anche perché parto subito da un'esperienza forte. 18 anni fa, proprio da questo periodo, conoscevo il dottor Perrone, grazie anche alla dottoressa Stillo che vedo qui presente. Il dottore Perrone mi ha detto, diagnosticato il diabete, mi dice due cose che non dimenticherò mai. Uno dice, questo diabete non ti passerà mai e te lo porterai per tutta la vita. Quindi da allora ho un nuovo compagno di viaggio che è questo diabete. Due, mi dice, io sono un dottore ma non ti potrò dire mai quello che fare perché il medico sei tu. Da queste due parole che sempre porto con me da quel giorno nasce questo convegno, nasce questa riflessione, perché in questi 18 anni io ho scoperto come le cose siano cambiate, soprattutto come è cambiata la mentalità di parlare di diabete. Siamo partiti con le siringhe, di cui ricordo un episodio diciamo spiacevole che adesso fa ridere. Io viaggiavo sul treno, la polizia ferroviaria fa un controllo, trova le siringhe nella mia borsa e vai a spiegare allora che cos'era il diabete, dire no guardate non sono quello che pensate, le siringhe servono per l'insulina, ad arrivare ad oggi ai microinfusori. Quindi come si è cambiata la vita di un diabetico, ma soprattutto come è cambiata la mentalità a confrontarci con gli altri. Ieri sembravamo delle diciamo persone che non possono vivere la propria vita quotidiana come gli altri, oggi invece la voglia di fare questo, di dire agli altri, vedete che si può fare tutto normalmente come ogni paziente diabetico. Ringrazio ancora il dottore, ringrazio Marielle Ridi che ci ha dato il supporto per questa manifestazione, poi ringrazio l'associazione di volontariato, ringrazio l'amministrazione comunale, vedo che c'è presente anche il vice sindaco, il consigliere Panzera, Palmiro, cioè tutti molto vicini, perché quando si parla di cose importanti è importante l'unione di tutti, questo è molto importante. Ringrazio pure Maria Luisa Lio, l'assessore, che ci ha dato anche una mano forte, e l'ho detto prima, tu sei distratto. Poi il sindaco lo ringrazieremo perché deve pagare la scommessa, quindi saremo... E poi lo spazio onestamente alle altre testimonianze che saranno sicuramente molto importanti. Grazie a tutti anche per la presenza. Allora, la relazione del dottor Perrone sarà preceduta e seguita da alcune testimonianze. Io chiamo al tavolo Alessia Mafrigi e Fortunata Eriti per le sue testimonianze. Ringraziamo Alessia e Fortunata. Allora, cominciamo col presentare Alessia, per chi non la conosce. Alessia è una giovanissima mamma e affetta da diabete fin dalla preadolescenza. Io ho letto ieri il manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete, e tra i diritti il primo che viene messo in evidenza è questo, molto importante: affermare che avere il diabete non preclude la possibilità di perseguire con successo gli obiettivi personali, familiari, lavorativi, sportivi e sociali. Tu sei una giovanissima mamma, quindi hai raggiunto un obiettivo molto importante nella tua vita personale. Come hai vissuto la situazione da quando avevi 11 anni e hai saputo di questa patologia? Allora, ho 11 anni, 6 bambini. Quindi...
quindi bene o male fino ad accettare la situazione, tra virgolette, è un pochino pesante. Però io credo che se uno la prende diversamente dal buttarsi giù, la malattia diventa poi una compagna di viaggio, come diceva Leo, sì. E quindi sì, all'inizio è stato un po' difficile, però adesso sono passati 10 anni, quindi ormai ci convivo abbastanza bene, così, sì, serenamente. Chi ti è stato più vicino nell'ambito della scuola, non te lo chiedo dalla famiglia perché penso sì, sia scontato, però nell'ambito scolastico, nell'ambito sociale? All'inizio è stata una novità per tutti, nel senso sui compagni di classe, che i professori, giustamente è stato un colpo forte anche per loro, ecco. Però col passare del tempo è così, i miei compagni la vedevano come una cosa, ah, sai cosa fai, insomma, un sacco di domande, ecco. Però poi insomma si sono abituati a vedermi, alla fine non ero cambiata, ecco, era solo una cosa mia, ma ero sempre la stessa, sì. Di cosa sentiresti, cosa senti di consigliare a delle persone che vivono questa situazione, che magari scoprono di essere diabetici all'età nella quale l'hai scoperto tu? Quello che ti ho detto prima, nel senso, accettare la malattia è una cosa che ti porterà per tutta la vita, quindi meglio la vivi, meglio ti sentirai, ecco, nel tuo percorso. Non abbatterti, perché voglio dire, sono cose... capitano, sì, però ci sono... si deve andare avanti, sì. Grazie Alessia. Grazie a voi. Fortunata, te la domanda è un po' diversa, le difficoltà incontrate invece da un genitore nella gestione della malattia di un figlio dal punto di vista medico, socio-emotivo e psicologico. Come sono cambiate le difficoltà dall'esordio della malattia fino ad oggi? Allora, all'inizio, premesso che Maria Angela aveva 7 anni quando ha avuto l'esordio di questa malattia, e è un colpo fortissimo scoprire. Cioè, per un genitore penso che ci sia, cioè era meglio che mi fosse cascato un bacino addosso, che scoprire insomma che il proprio figlio ha una condizione, perché così si chiama, e ti devi abituare a conviverci, devi imparare a gestirla. All'inizio è veramente traumatico, perché ti perdi in un bicchiere d'acqua, in delle sciocchezze, magari cose veramente futili, non sai come gestirle. Piano piano, con l'andare del tempo, ti fai l'esperienza, impari a controllare, a vedere quello che deve, quante insulina deve fare, come la deve fare, insomma, tutta una serie di queste cose qua che, cioè, con il passare degli anni ti fai, insomma, l'esperienza, ecco. Il dramma che noi viviamo, voglio dire, più di tutti e costantemente, è il fatto che purtroppo Mariangela tutt'oggi, dopo 9 anni dall'esordio, non percepisce i cari notturni, per cui per noi è un continuo, ecco, controllo, sì, di notte. Un pochino più diramato rispetto a prima, perché magari ora ci si rende conto, anche noi ci rendiamo conto che se a mezzanotte, che ne so, è sui 150-200, non andrà in ipo, però capita spesso che quando ce l'ha più bassa sei lì a controllarla più spesso, perché devi insomma supportarla con quello che è necessario. E da un punto di vista psicologico, pensi che qualcuno ti è stato vicino più di un altro, c'è necessità di qualcosa in più, di un'associazione, di un forum? Tu come ti sei regolata in questo tipo di cosa? All'inizio ti senti sola, assolutamente sola, perché non conosci nessuno, non sai, i riferimenti che avevamo noi inizialmente erano solo il dottore, appunto, non c'era più nulla. Colloquiavi con lui, mandavi le email, il diario, capivi, cioè per vedere insomma com'era l'andamento glicemico, però ti trovi sola inizialmente.
cioè dopo 10 giorni di ospedale eri qua, non sai, cioè ti domandano, la gente ti chiede come mai, che ti dispiace, tu l'unica persona, non lo dico perché qua presente oggi, perché ha voluto anche questo incontro, la prima persona in assoluto che si è avvicinata a me il giorno dopo che sono tornata a casa con mia figlia è stato proprio Leo Plutino, che mi ha detto: vedi che anch'io sono un diabetico, se hai bisogno di qualcosa se ti sarò vicina. Cioè, quelle, e lì già comincio allora a motivarti, a vedere, dici sì, allora non sono sola, cominci insomma ad imparare. Ho iniziato così a informarmi, a chiedere, veramente da tanto tempo che cercavo e volevo che si formasse qualcosa anche qui, un'associazione, dei punti di incontro, in maniera tale insomma che tanti, che anche tanti nascondono ancora tutt'oggi questa condizione, perché non lo so se per vergogna, per timore, perché si pensa che sia una cosa diversa, non è assolutamente diversa, perché si deve vivere come si vive, come vive un ragazzo normale. Io sono di questo avviso, lo dico sempre a mia figlia. Ci sono state però sempre, ci sono state discriminazioni, ci sono state nell'ambito scolastico, soprattutto nel fatto di non essere preparati ad affrontare questa situazione, quindi a quel punto anche magari escluderla da un possibile viaggio. È successo, mi è successo anche a me direttamente, più che a me, a mia figlia. E questo sì, vorrei veramente, il desiderio più grande forse sarebbe proprio questo, che ci fosse un po' più di istruzione a livello, proprio nell'ambito che, cioè dove vivono i nostri figli, quindi a scuola, quindi insomma nella società, perché secondo me questo manca veramente tanto. Anche dei supporti, voglio dire, a livello logistico, psicologico, infermieristico, perché mia figlia è da 2 anni che va in viaggio accompagnata tramite l'INPDAP, va accompagnata con un'infermiera, perché la necessità, visto che lei ha questo problema di questi cali notturni, abbiamo fatto questa richiesta e lei viene, quindi voglio dire, come succede in questo ente, può succedere anche quando c'è una gita scolastica, non vedo perché non debba essere. Esatto. Io sono molto contenta di queste testimonianze, veramente, perché sia Alessia che Fortunata ci hanno dato degli input veramente molto interessanti. Alessia, per quanto riguarda l'accettazione della malattia, la conferma che si può convivere benissimo con la malattia e raggiungere i propri traguardi, i propri obiettivi. Fortunata perché ci ha spiegato che l'accesso all'informazione è molto alto, tu stessa ti sei documentata, però forse a livello sociale bisogna ancora lavorare, magari nel nostro piccolo, insomma, nel piccolo della nostra comunità, per supportarci e farci sentire meno soli. Grazie mille. Adesso diamo la parola al dottor Perrone, 2 parole che non sono sufficienti per riassumere 30 anni di carriera. Il dottore Perrone è un elemento di punta della patologia regina e calabrese. Ha rivestito fra l'altro la carica di consigliere dell'Associazione Medici Diabetologi. Attualmente è responsabile del servizio di diabetologia al Polo Sanitario di Reggio ed è antidiabetologo presso il poliambulatorio di Merito Porto Salvo. Dal 2005 coordina il gruppo di lavoro nazionale che pone la farmacologia al servizio del percorso assistenziale del paziente diabetico. Allora, 2 banalissime domande. Cos'è il diabete? Cosa bisogna fare? Io credo che forse... Certo, sì, si accomodi dove vuole. Cos'è il diabete? Cosa bisogna fare per prevenirlo? Intanto grazie a tutti, al sindaco che ci ha accolto in questa grande struttura, e devo ringraziare lei anche se non ricordavo di averti detto proprio in quella maniera. Comunque, scherzi a parte, io credo che io ho ascoltato con molta attenzione le 2 signore e devo dire che credo che possono rappresentare veramente il
manifesto di questa appunto iniziativa. Noi medici purtroppo organizziamo convegni, organizziamo cose e finiamo col parlarci addosso senza magari fermarci un attimo, o meglio senza coinvolgere, diciamo, il motivo della nostra stessa esistenza, cioè loro. Ascoltare loro, e credo che si possa comprendere veramente, al di là di quello che dirò ora io, in queste 6-7 ore che stiamo insieme, credo che quello che hanno detto loro può far comprendere veramente, realmente, quanto possa essere complicato, quanto possa essere difficile, quanto possa essere impegnativo assistere un bambino, autoassistersi, nel senso di anche, infatti con Leo, mi complimento con lui, perché quando mi ha parlato di questa iniziativa, io ho accettato molto, insomma, in maniera molto, molto contenta, perché amo moltissimo questo genere di incontri, perché ho piacere ad avere proprio il contatto. E quindi diciamo un plauso che mi auguro non sia che soltanto l'inizio. Io in questi diciamo in questo incontro cercherò di darvi alcuni messaggi, userò un linguaggio spero il più semplice, ma non è tanto imparare o capire realmente che cos'è, e capire cosa possiamo fare e se possiamo fare. Ora io vi dirò alcune cose un po' bruttine, però alcune cose credo che, specie i giovani che sono qua dentro, e complimenti anche per questo, perché ne vedo moltissimi, ma poi il sindaco è anche un giovane, quindi devono essere fatti, cioè il mio augurio è che quello che dirò venga fatto proprio da ognuno di voi, andando a casa, nel senso di mettere in atto alcuni, diciamo, consigli. Noi, vedrete, noi siamo poveri di tutto, ci manca tutto, però abbiamo un'arma e non la sappiamo usare, che è il cibo. Noi il cibo nostro, che è invidiato da tutto il mondo, purtroppo noi stessi non riusciamo a usarlo bene. Io, se mi date... sì, no, se fai il buio, anche perché se no non... Allora, vi... Non so se funziona questo, sì. È una malattia, sicuramente una delle malattie più antiche di cui si conosca l'esistenza. Pensate che addirittura è stato scoperto nel 1872... un papiro dove veniva descritta una malattia con le caratteristiche, perché allora non si chiamava diabete ancora, con le caratteristiche tipiche appunto della malattia, cioè molta urina, molta sete, anzi era scritto, è scritto che portava una sete che non era, che non bastava tutta l'acqua del Nilo a poterla esaudire. Per quanto riguarda la definizione, diciamo che è una sindrome, che vuol dire, non, cioè significa che non è una malattia caratteristica con delle cose precise, è un insieme di malattie, è un, diciamo sostanzialmente non c'è un diabetico uguale all'altro, nel senso che sì, hanno il problema della glicemia, hanno il problema delle complicanze, però come potete vedere c'è una cosa che io vorrei farvi comprendere, che è una sindrome caratterizzata da un aumento dello zucchero, secondaria a un difetto o della secrezione, cioè della quantità, della capacità di produzione di insulina nel pancreas, ma che interessa non solo lo zucchero, ma interessa anche i grassi e le proteine. Ecco perché bisogna comprendere, quando ci si appresta a fare un'alimentazione adatta, bisogna stare attento non solo allo zucchero ma anche ai grassi e proteine, che poi vengono appunto a provocare delle complicanze. Diamo dei numeri. Oggi si intende fare diagnosi di diabete
solamente da 125 in poi come valore a digiuno al mattino. Però, come potete vedere, tra 101 e 125, e questo è il primo messaggio che io intendo che vi entri bene in testa, scusate il modo, tra 101 e 125 c'è una sacca che praticamente rappresenta il serbatoio, che poi vedremo l'importanza, del diabete del domani. Cioè, questi numeri che fino all'altro ieri erano considerati assolutamente normali, noi sappiamo invece che normali in realtà non lo sono. Per cui noi facciamo la diagnosi a 126, però già da 101 noi cominciamo ad attizzare le antenne, quindi a digiuno. L'altro valore di riferimento che deve essere guardato è quello dopo pasto, cioè che significa che una volta mangiato, a due ore c'è l'innalzamento per lo zucchero e gli altri nutrienti contenuti all'interno del cibo, c'è l'innalzamento della glicemia, però a due ore deve rientrare entro un determinato valore, che deve essere 140. Quindi 126 al mattino, 140 a due ore dal pasto. Tra 140 e 199 c'è una situazione analoga di quella che abbiamo visto del mattino, cioè non è diabete, però si chiama ridotta tolleranza dopo pasto, che insieme a quell'altra fa il paio, diciamo, di quelle, ecco, è la zona rossa, diciamo, la zona a rischio. Mentre si fa diagnosi di diabete assoluto quando in qualunque momento e in qualunque condizione si hanno dei valori uguali o superiori a 200. Cerchiamo di dare, insomma, di indicare sostanzialmente il diabete. Io sento dire, io il diabete ballerino, il diabete alimentare, il diabete è uno solo come malattia, e viene classificato sostanzialmente in tre tipi: diabete di tipo 1, che è quello che hanno raccontato loro prima, cioè il cosiddetto diabete che viene infantile, e anche se può comparire anche in età più tardiva, ed è dovuto purtroppo a una compromissione completa del pancreas, cioè il pancreas non funziona, non riesce a produrre l'insulina per niente. Per fortuna è una piccolissima quantità, perché pensate che rappresenta soltanto il 3-6% di tutti i diabetici. Deve curarsi per forza e solamente con l'insulina, perché manca del tutto. Poi abbiamo il diabete di tipo 2. Volevo farvi notare una cosa: se guardate il diabete di tipo 1, l'immagine è più... no, aspetta, mi chiedo scusa. Se guardate il diabete di tipo 1, l'immagine è questa, di un bambino magrolino. Guardate invece il diabete di tipo 2 sostanzialmente come è rappresentato. È rappresentato da una signora che mangia, ed è tipico dell'età adulta, anche se vedremo purtroppo anche questo, c'è un certo senso un'inversione di tendenza, nel senso che si sta abbassando sempre più, diciamo, l'età in cui viene fatto la diagnosi di diabete di tipo 2, ed è un tipo di diabete che è essenzialmente dovuto a una incapacità di utilizzo, cioè l'insulina riesco a produrla, anzi ne ho troppa, però per il problema legato a questa condizione non si riesce ad usare, per cui è come se non c'è. Questo tipo di diabete, che in quello circa il 95% dei casi è questa condizione, vedete, si cura, si può curare benissimo sia con dieta sia associandole quindi con le compresse, ed è una condizione estremamente estremamente diffusa. Mentre quella di cui volevo fermare un attimino, perché non viene mai in genere trattata, è il diabete gestazionale, cioè è quella particolare forma di diabete che compare in genere dal terzo mese di gravidanza in poi in alcune donne, e che alla fine della gravidanza scompare.
è una forma di diabete molto, a cui bisogna fare moltissima attenzione, perché, se non scoperta in tempo, se non, non curata in tempo, può dare dei problemi anche a futuro. Per cui, poi non solo, è un segno, il fatto che alla fine della gravidanza scompare non vuol dire che è andato via, ma anzi, in moltissimi casi, a distanza di 5, 10, 20 anni, può fare la comparsa da capo. Quali sono i sintomi? Uno delle cose più brutte, diciamo, delle cose più complicate della malattia è che spesso non ha sintomi. Questa malattia può rimanere nascosta per moltissimi anni, può rimanere nascosta addirittura decenni, e fare la sua comparsa in maniera occasionale, cioè la scoperta viene fatta in maniera occasionale, come possiamo vedere dopo, o ancora in maniera brutta, le diagnosi ancora vengono fatte da oculisti e cardiologi. Cioè significa che il soggetto che era affetto da diabete non se n'era accorto, ha avuto tutto il tempo di svilupparsi la sua bella complicanza, è andato dallo specialista di riferimento a cui, insomma, a seconda della patologia, e viene fatta poi questa drammatica, diciamo, scoperta. Ma i sintomi sostanzialmente sono stanchezza, aumento del, insomma, tutti quei sintomi che in realtà però non sono mai proprio chiari, non sono mai detti, tranne in alcuni casi che diciamo in cui sono proprio, insomma, eclatanti, specie l'alzarsi la notte molte volte. Se andiamo a vedere più o meno l'entità, noi vediamo una cosa, che è una malattia la cui evoluzione, ecco il titolo, in espansione continua, nonostante tutti i popoli del mondo, cioè tutti i governi del mondo si stanno attrezzando, perché assistere, poi vedremo, assistere non c'è solamente un problema di qualità della vita del paziente stesso, ma c'è un problema di quantità di costi. Noi ora poi all'ultimo vedrete come purtroppo al fatto di doversi fare le cure che impongono determinate ritmi, determinate cose, vedrete come c'è la difficoltà anche economica. E noi vediamo come in poco più di 45 anni, cioè dal 1985 al 2030, questo è stato il numero dei pazienti diabetici che ecco, e mentre noi, perché non funziona? Ecco, mentre noi in questo momento stiamo parlando qua dentro, questo è, diciamo, il tabellino aggiornato dei nuovi diabetici, ma non solo dei nuovi diabetici, ma vedete anche delle nuove complicanze. E quanti di noi hanno sentito o hanno detto, ma un po' di zucchero, no? Ed è quello che sostanzialmente c'è, diciamo, nell'accezione comune all'esordio. Stiamo parlando ovviamente di diabete tipo 2. Ma se noi andiamo a vedere poi e fare la diagnosi, cioè al momento della diagnosi, solo il 20% dei soggetti non ha almeno una complicanza. E questo po' di diabete, ed è questa la cosa più brutta, ma che devo dire, ma insomma, questi sono i numeri, non possiamo dire. Vedete quel po' di diabete, quel pochino di diabete in fondo, che cos'è? Ogni 2 minuti una persona in Italia, ogni 2 minuti riceve cioè mentre noi siamo qua dentro, ogni 2 minuti c'è un nuovo diabete. Ogni 7 minuti, e già tutta una serie di numeri che
sono inquietanti e che inquietano, ma che ci devono rafforzare. Io non ve li ho portate per impaurire, ma ve li ho portate per farvi riflettere. Perché? Perché dobbiamo fare in modo che ci non accada, ma non solo. Questi sono gli anni di vita che si possono non perdere, in relazione al momento della diagnosi, all'età della diagnosi, se si cura e se si interviene in tempo. Vedete, addirittura anche a 80 anni, se si cura bene, si può risparmiare e si può anche avere l'opportunità di vivere più a lungo. E veniamo al momento della fatidica diagnosi. Nel momento in cui viene fatta la diagnosi, quindi abbiamo detto che viene fatta a 126. Se noi andiamo a valutare la capacità residua produttiva del pancreas, cioè quello che resta ancora del pancreas funzionante, noi ci accorgiamo di una cosa che fino a qualche tempo fa non la sospettavamo neppure. Cioè noi ci rendiamo conto che quando si arriva a quel 126, che in realtà, cioè non è che stiamo parlando di un numero dell'altro mondo, oltre il 50% del pancreas non funziona più. Cioè siamo arrivati, cioè la malattia compare quando oltre il 50% del pancreas non funziona. Ma questo, diciamo, questa evoluzione verso il 126, cioè quindi verso la malattia, non avviene in un anno, in due o in tre, ma avviene in tutta una serie di un tempo più o meno lungo, in cui i soggetti passano attraverso quelle due condizioni che io vi ho detto prima, cioè che sono quello del 101 e 125, del 140 e del 199, che sono rappresentati qua. Sono quei soggetti che intervenuti, cioè se si interviene, ripeto, in tempo e per tempo e in maniera corretta, si blocca o si rallenta o quantomeno si riesce a rallentare l'evoluzione verso le complicanze. Complicanze, io vi avevo detto allora che molte diagnosi ancora vengono fatte dai cardiologi e dagli oculisti. Come vi ho detto pure che al momento della diagnosi solo il 20%, cioè solo uno su cinque non ha almeno una complicanza. Questo perché al momento dell'innesco, diciamo, della malattia, cioè dentro di noi, si innescono anche il problema inesorabile delle complicanze, vedete? Perché la complicanza inizia al momento in cui fa inizio, insomma ci si avvia verso la malattia. Ed ecco che complicanze che sono purtroppo chiare a tutte, che possiamo vedere anche in quest'altra più chiara, quindi partenza verso la malattia, partenza purtroppo verso le complicanze. Quindi al momento della diagnosi, quindi noi abbiamo detto due cose fondamentali: momento della diagnosi 126, numero assolutamente normale fino a qualche anno fa, invece guardiamo è molto serio. E questi sono tutti i record negativi che purtroppo questa malattia ha, nel senso che è la prima causa di cecità, la prima causa di questo, la prima causa di quella, cioè tutta una serie di complicanze molto importanti, ma sicuramente ciò che la fa da padrone in questa bella accolita di compagni di viaggio è purtroppo il cuore. Il cuore è il compagno più affezionato che ha il diabete, cioè almeno l'80% circa, più o meno, ha a che fare purtroppo con problemi cardiaci, tanto che ormai in tutto il mondo il diabete mellito di tipo 2 viene definito, questa voglio appunto leggerla, come una malattia cardiovascolare, cioè non metabolica, cardiovascolare, che si diagnostica attraverso la misura della glicemia. Quindi vedete questo connubio, questa stretta, tanto che abbiamo anche iniziativa, cioè stiamo
portando avanti da 8 anni un convegno ogni anno, che sono le giornate cardiometaboliche del regime. Proprio a dire quanto il connubio cuore. E allora, primo messaggio: la diagnosi deve essere fatta il prima possibile, cioè più presto si fa la diagnosi, più presto si può mettere in atto. Il trattamento deve essere precoce e ottimizzato, cioè non bisogna essere lassi cioè nel momento in cui si cominciano a vedere dei numeri 110, 115, non bisogna allarmarsi, cioè, perché non si è malati, però bisogna da quel momento entrare nell'ordine di idee che si può, e si può fare moltissimo, come vedete dopo, perché a parità di compenso metabolico risultano quindi maggiormente protetti, diciamo, i soggetti. E noi eravamo convinti, noi eravamo sicuri che tenere la glicemia sotto controllo, tenere la glicemia bassa evita, riduce, rallenta la comparsa della complicanza, però ora ne siamo più che certi, perché guardate, chi è diabetico sa di cosa sto parlando ora io in questo momento. Basta abbassare di un percentuale, di uno, l'emoglobina aggregata, cioè passare da 7 a 6 per dire, per avere questi effetti benefici sugli attacchi cardiaci, sulle complicanze, cioè su tutto. Quindi noi abbiamo contezza, abbiamo certezza che la curando bene si ottengono i risultati. Ora la domanda: ma il diabete si può prevenire? Questa era un'altra cosa di cui non era molto chiaro, anzi si pensava che fosse un destino inesorabile, nel senso che dice chi ha questa stima purtroppo deve portare. In realtà, e questo è il messaggio che vi dicevo, molto positivo, alcuni studi condotti su quelle persone che abbiamo visto, cioè su quelle persone del 101 al 125, del 140 al 199, abbiamo visto come nel 60% dei casi, nel 58, quindi 60% dei casi, si può evitare la malattia, cioè si può bloccare, cioè non stiamo dando in una, 6 casi su 10, intervenendo a quella situazione, a quel punto, a quel momento, e intervenendo bene, si può evitare o quantomeno rallentare la comparsa della malattia stessa. E allora, nel rivedere i numeri, dobbiamo aggiungere quest'altra cosa. Quindi il 60% dei casi è possibile prevenire aggredendo, proprio usando questo termine, aggredendo. Corretta alimentazione e costante attività fisica sono fondamentali per prevenirlo. Diagnosi e trattamento precoce, abbiamo visto perché. Perché al momento della diagnosi il pancreas non funziona granché, ma non solo, ma sono partite già le complicanze. Quindi immediatezza della cura. E se noi facciamo un'opera di pulizia, vediamo come diabete di tipo 2 uguale. Corretta alimentazione, costante attività fisica, diagnosi e trattamento precoce. Quindi sono tutte caratteristiche queste che abbiamo visto bene, e allora quindi possiamo dirle sì. E allora, se noi lo sappiamo che si può prevenire, perché non facciamo nulla per farlo? O quantomeno non ci attiviamo. E come si può prevenire? Andando ad individuare quelli che sono i fattori di rischio, cioè quei fattori che facilitano, che rappresentano il terreno di cultura appunto proprio delle malattie, e che sono quelle due condizioni che vi avevo detto prima: l'età superiore a una certa età, e se si è specialmente obese, familiarità, cioè tutta una serie di situazioni. Ora, di questi fattori ovviamente non possiamo fare nulla, perché sull'età non possiamo fare nulla, cioè non possiamo fare niente. Sul gruppo etnico non possiamo fare niente, ma ci sono alcuni fattori
che sono poi quelli scatenanti più importanti di tutti, sui quali dobbiamo intervenire, che sono i cosiddetti fattori di rischio modificabili, che sono il sovrappeso, la sedentarietà, l'ipertensione e la dislipidemia attraverso, quindi questi sono quei fattori che noi non dobbiamo sottostimare e che non dobbiamo assolutamente. Questo è un articolo che voglio mostrarvi di quanto i governi siano attenti a questa cosa, e che poi vedremo perché quando parleremo dei costi. Addirittura in Inghilterra era stato proposto qualche anno fa, una brillantissima idea, quella di ridurre il contributo per l'assistenza sanitaria ai soggetti obesi e fumatori, perché dice o smettono oppure proprio, ecco, per ricevere le cure a carico dello Stato devono smettere. E allora quali sono i fattori veramente che determinano invecchiamento? Obesità, sedentarietà e dieta. Ora ripeto, sull'invecchiamento, anzi siamo contenti che c'è, no? Però su questo vedete come. Io ora parlerò un attimino sul problema, che è molto diffuso, appunto, dell'obesità, perché credo che bisogna entrare ormai nell'ordine di idee di considerarla non è un fattore estetico, ognuno può dire io insomma sto bene così. Il problema è che l'obesità rappresenta una condizione scatenante tutta un'altra serie di malattie. Vedete qua il soggetto obeso è indicato come un soggetto che cammina su un filo pronto per cadere su una serie di malattie. E quello che queste sono, vedete, tutte le complicanze che possono essere date dalla condizione di obesità. E come vedete non c'è organo o apparato che non ne risenta in alcune nei soggetti obesi. E quello che più purtroppo devo dire angoscia è il fatto che ancora oggi purtroppo moltissimi bambini sono obesi, ed è questo il problema più grande sul quale bisogna ecco, noi siamo attestati qua. Però quello che guardate, i bambini, vedete come quasi il 40%, 4 bambini su 10 sono obesi oppure in aumento, in sovrappeso. E anche noi che rappresentiamo il sud del sud, perché noi siamo la Calabria del sud visto che siamo a Reggio, abbiamo e paghiamo giustamente. Vedete come i nostri bambini sono ancora più obesi degli altri, perché giustamente, no? E questo è il problema dei bambini, il problema che bisognerebbe affrontare, perché rappresentano poi quelli che potrebbero nel tempo, perché quindi, come abbiamo detto, l'obesità è la condizione predisponente per eccellenza appunto della malattia. E vedete come? E perché? Perché quell'immagine è questa qua. Molti di noi, voi no, che siete molto giovani, che abbiamo conosciuto appunto gli oratori sportivi, ecco, vedete, ora alla fine dei compiti, quando le fanno, alla fine dei compiti, vedete che fanno la merenda 4, 5, 6 volte al giorno, e mangiano, Dio solo sa quello che mangiano. Ma è stata condotta un'indagine sul consumo di verdure e frutta nei bambini, mettendo a confronto 2 anni, il 2005 e il 2011. Noi siamo riusciti in Calabria a non muoverci manco noi, cioè gli altri magari hanno consumato più frutta, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, noi siamo in assoluto la regione a più bassa, dove i bambini consumano la più bassa quantità di frutta. Ma non solo, nel 2005 eravamo qua, entro il 2011 siamo sempre qua,
cioè non è cambiato. No, questo perché? No, questo perché ve lo dico? Perché dal 2005 al 2011 sono successe tutta una serie di campagne, cioè si sono avvicendate tutta una serie di iniziative, tutta una, sono state fatte delle campagne pubblicitarie, hanno fatto comprendere quanto era importante, quanto fosse fondamentale. E questo è, poi però nelle scuole mettono queste bellissime cose e che purtroppo i bambini escono e mangiano, insomma. Pure a scuola. Esatto, ma ricordiamoci che i bambini, perché è brutto che un bambino aumenti di peso? Intanto perché abbiamo visto, ma perché oltre che aumentare il volume delle sue cellule, aumenta il numero delle cellule, quindi negli anni, quando vorrà dimagrire, potrà ridurre il volume delle cellule, ma non un numero. Cioè se un bambino è ingrossato perché ha molte cellule, non se sono, diciamo, ingrandite le cellule, si può intervenire, però come vedete, quindi da adulti si avrà una maggiore, ovviamente, predisposizione. Come si fa a capire se uno è obeso o no? Beh, in sala non credo che nessuno abbia questi numeri, tranne qualcuno. Comunque si dà come si dà, no, lui sì, insomma, io sì, no, anche la signora. Questi sono i numeri di riferimento che dovrebbero servire a capire, diciamo, che se si è cosa. Un'altra cosa per rendersi conto è l'indice, il body mass index, cioè l'indice di massa corporea, che è una, diciamo, un indice che potete anche, insomma, divertirvi a fare. Quello che voglio mostrarvi invece ora è entrare in un discorso che vi dicevo prima, quindi malattia in evoluzione, cioè in espansione, malattia che si può combattere, che si può prevenire. Il sindaco ha detto una cosa bellissima prima, bisogna mettere in atto. Io credo che in tutti i campi della medicina l'aforisma prevenire è meglio che curare è ovvio, ma qua è indispensabile. Ora, se voi pensate a questo signore, in quale anno disse queste cose che ora io vi faccio vedere, che sembra che invece le ha scritte questa mattina, no? Pare che il cibo sia la prima medicina, pare che la prima medicina sia il cibo. Ora, passarono un poco di anni, questo a dimostrazione che anche gli antichi, pur non avendo nozioni di medicina, pur non sapendo nulla, davano al cibo quell'importanza, quel ruolo fondamentale per il benessere della persona. E questa di cui vi parlavo io prima, che è la cosiddetta dieta mediterranea, anche se in realtà non è nata a casa nostra, proprio a casa nostra, ma è nata accanto. E se voi andate a vedere di che cosa è fatta, olio, pasta, pane, vino, pesce azzurro, eccetera, eccetera, sono cose che normalmente nella nostra tavola non mancano in genere, ma che forse noi non riusciamo ad usare al meglio. Vi faccio solamente un poco di storia, quanto per comprendere, perché uno sente parlare sempre di dieta mediterranea, ma in realtà non è nata per caso, diciamo, questo tipo di alimentazione è nata come solito da uno di fuori, cioè da un medico nutrizionista americano che sbarcò insieme agli alleati e si accorse, era questo Ansel Keys, che si accorse che gli abitanti di quel luogo avevano meno malattie, diciamo, avevano meno problemi cardiologici rispetto a quello dove viveva lui. Dopodiché sono iniziate delle indagini, e si è visto che questi popoli, diciamo, quel popolo si alimentava in maniera particolare, per cui sono state fatte degli studi, sono state fatte delle cose, e quindi gli americani ci hanno detto a noi che la nostra maniera. E consiste, vedete, nel consumo di cibi integrali naturali, che sono, vi ripeto, i cereali, il pesce azzurro, questi sono gli alimenti. Vi ricordo come addirittura
La dieta mediterranea nel 2013 è stata definita bene immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Quindi noi abbiamo nella nostra tavola tutti i giorni un bene immateriale dell'UNESCO. Questa è la cosiddetta piramide alimentare. Ovviamente nessuno ce l'ha a casa e guarda come tocca, no? Però questa, guardate, è semplicissima. Se voi guardate, in realtà rappresenta, diciamo, gli alimenti e la loro distribuzione in una settimana. Cioè, voi, ecco, guardate, ci sono gli alimenti che bisogna consumare per forza tutti i giorni e quelle che bisogna invece alternare. Vedete, per esempio, l'acqua e il tè senza zucchero, la verdura e la frutta, guardate, almeno 5 volte al giorno. Ma chi di noi mangia ben 5 volte al giorno queste cose? Alza la mano, nessuno? Niente, nessuno. Mentre invece mangiamo tutti i giorni pane e pasta, no? Quindi vedete come è importante. Dicevo dei numeri e dei costi. Per quanto riguarda la malattia in Italia, noi abbiamo visto quella, dicevo prima, noi siamo poveri di moltissime cose, però siamo ricchissimi di zucchero. Questi sono i dati Istat del 2007, dove noi eravamo attestati qua, sempre in testa, vedete, cioè al 6,3. Al 2012, guardate dove siamo. Siamo cresciuti nello spazio di neanche 5 anni di 1,3. Attenzione a quello che ora dico. Noi siamo al 7,6%, mentre in Italia ci sarà il 7% nel 2030. Noi siamo molto avanti. Cioè, noi deportavamo... Cioè, mentre in Italia si raggiungerà il 2030, cioè il 7% nel 2030, non oso immaginare noi dove siamo a quel punto, no? Perché se siamo ora al 7,6 e in Italia raggiungiamo, quindi siamo molto 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 in avanti. E se noi andiamo ora a fare un calcolino molto semplice, che forse il sindaco gli potrà anche... Noi abbiamo in Calabria 1.954.810 abitanti. Stante il 7,6, noi dovremmo avere, ma io vi garantisco che sono molte, molte di più, almeno 148.566 pazienti notti. Però vi ricordo a tutti che per ogni due soggetti che sanno di avere il diabete ce n'è almeno uno che in questo momento, come dico io in genere, zompa da un bar all'altro senza sapere di essere affetto. Per cui ai 148.566 pazienti noti ci dovrebbero essere almeno una popolazione, cioè una città di 74.849 soggetti che sono diabetici ma non lo sanno. Cioè, ora, se voi fate un passo indietro e ricordate come io ho iniziato, sperando di non avervi stordito proprio completamente, vi ricordate, io vi ho detto che la necessità, l'indispensabilità di andare a trovarli il prima possibile per evitare che abbiano le complicanze. Quindi noi, e se noi facciamo questo calcolo per Reggio, e potremmo farlo anche per Bova ovviamente, vedete come su una popolazione di 549.661, noi nella provincia di Reggio abbiamo 41.775 pazienti noti, ma quello che più angoscia è dove sono questi 20.000, questi 21.000, che sono diabetici e non sanno. Cioè da Monosterace a Rosanno bisognerebbe andare a pescare questi signori. Quindi capite la complessità, l'importanza delle campagne. Poi un'altra cosa che io ci tengo molto a dire e a sottolineare è che se andiamo a spalmare
di avere la media dell'età dei soggetti diabetici, ci rendiamo conto di una cosa molto molto importante. Vedete come il 61%, il 60, cioè i due terzi, sono ultra 65 anni. E almeno uno su quattro supera i 75 anni, quindi c'è una malattia diffusa, una malattia complicata, una malattia che associa anche questo discorso, perché per fortuna si muore meno, no? si riesce a curare meglio, quindi si muore di meno, ma con il risultato purtroppo per lo Stato di avere più pazienti, perché si assommano le generazioni di pazienti diabetici. E per cui quindi noi abbiamo il 61% dei nostri di Reggio, che sono circa 90.000, e abbiamo 37.000 che sono ultra 75 anni. Quindi anche nel programmare l'assistenza, nell'ideare su come fare, perché ovviamente assistere in maniera efficace una persona anziana, che fra l'altro vi garantisco che i diabetici che hanno solo il diabete sono molto pochi, perché cioè, almeno o la dislipidemia o l'ipertensione, insomma qualcosa. E quindi vedete. Per quanto riguarda il costo ora, il diabete costa all'Italia oltre 10 miliardi all'anno, ma insomma noi purtroppo non possiamo farci nulla. Però quello che io volevo far vedere è come la media, che è stata riveduta, e vi mostrerò l'ultimo dato quant'è, costa tra 2.800 e 3.000 euro all'anno. Se noi facciamo il conticino nostro, che abbiamo fatto prima, molto semplice, i 148.566 per 2.800, io ho messo il minimo, il costo in Calabria per la malattia diabetica è di 415.984 euro. Insomma, no? Per Reggio invece il costo è questo. Ora, che vuol dire questo? Che noi, oltre che avere l'obbligo morale di cercare di arginare la malattia per migliorare la qualità dell'assistenza, la qualità della vita dei pazienti, noi abbiamo l'obbligo anche di stare molto attenti, perché se noi andiamo a capire come vengono spesi questi soldi, sono praticamente alla fine, quei costi che noi abbiamo rivisto sono molto di più, cioè si parla di circa 4.000 euro all'anno, quindi non 2.800, non vi stanco. Però quello che vi voglio farvi vedere è che nella scrivere o nel commentare le varie voci di spesa salta all'occhio una cosa, che solamente il 4% è riservato ai farmaci per curare il diabete, un altro 4% per i presidi, quindi striscette, quindi 8%. Quindi voi togliete da quei milioni di euro che abbiamo visto, estrapolate l'8%. Tutto il resto è dovuto a queste cose, cioè circa il 70% della spesa è dovuta ai ricoveri per le complicanze, cioè il diabete costa perché diventa complicato, mentre l'assistenza, addirittura la voce di assistenza diabetologica è l'1%, cioè io costo allo Stato, diciamo, insieme a tutti i miei colleghi, per l'1% della spesa totale, mentre invece questo significa che se i ricoveri aumentano c'è qualcosa e c'è qualcuno che non ha fatto il lavoro. E allora perché è importante sfidare il diabete di tipo 2? Perché sicuramente un intervento, abbiamo visto quanto sia importante e quanti risultati buoni che si hanno se si interviene in maniera corretta. La riduzione delle complicanze comporterà un significato risparmio per il sistema sanitario, e ancora di più i pazienti potranno avere un'aspettativa di vita. Ecco il riassunto di tutto quello che abbiamo detto oggi. Quindi c'è la possibilità di prevenire,
quindi di ridurre del 60%. C'è la possibilità di ridurre le complicanze, c'è la possibilità di ridurre, di avere un risparmio, c'è la possibilità di avere, e per concludere volevo mostrare a Leo e mostrare, questi sono tra alcuni dei nomi illustri che sono affetti da diabete e che non mi pare che siano proprio passati inosservati nella storia. No, qua vi garantisco che la lista è lunghissima, addirittura c'è una sbaglia, ci sono i campionati mondiali, cioè chi è diabetico può fare veramente, deve fare veramente tutto, perché mi pare che esista, no? Detto questo, io vi ringrazio. Spero di non avervi stancato più di tanto, è chiaro che non è semplice, diciamo, affrontare un problema del genere, però io ci tengo e ribadisco ancora, è importante capire che se uno agisce, cioè se si mettono in atto quelle pochissime cose di cui io vi ho parlato, c'è la possibilità di ridurla questa espansione. Cioè un messaggio di positività che deve uscire da questa sala, e quella sì, è vero, il diabete è disgraziato, il diabete è tutto che vuoi, però intanto mi permette di poter fare tutto, e lo abbiamo visto nell'ultima slide, dove no, però quello che è importante, ed ecco i ragazzi e i giovani che devono essere attenti, molto attenti, specialmente se in famiglia si ha un paziente diabetico, quello deve costituire un motivo di attenzione, particolare, perché già si ha a che fare, per cui c'è un campanello d'allarme da dover mettere a punto. Cioè. Grazie. Grazie a voi. Grazie dottore Perrone per questo importante contributo, e prima di dare spazio alle altre testimonianze vorrei ringraziare i consiglieri del Consiglio Comunale di Bova Marina intervenuti, il consigliere provinciale Pier Paolo Zavettieri, c'è presente anche la signora Angela Zavettieri del Consiglio Comunale di Rovudi, che ringrazio, assieme al signor Rocco Ermiglio del Consiglio di Maggioranza, consigliere di maggioranza con delega alle politiche sociali, Antonella Scaramozzino, anche lei della consulta giovane di Condofuri che presiede, e le associazioni di soccorso Radus e Misericordia, l'associazione culturale Covadis e la stampa intervenuta. E, consigliere Zavettieri, vuole fare un saluto? No? Volevo fare una domanda. Sì, magari allora dopo le altre testimonianze. Va bene. Allora, adesso chiamo a testimoniare Maria Vittoria Casile, della Lagos, insieme a Immacolata Spinella, della Misericordia, che ci parleranno della loro esperienza e dell'importanza della formazione per il primo soccorso. Grazie. Buonasera a tutti, sono Vittoria, faccio parte dell'associazione Lagos di Bova Marina. Lagos... La LAVOS sta per Locride Associazione Donatore Sangue. È nata il 17 marzo del 1977. Stavo dicendo che la LAVOS è nata il 17 marzo. Prova. È nata, come ho detto prima, il 17 marzo del 1977 a Marina di Gioiosa Ionica. Oggi l'associazione Vados conta 5 sedi: Caulonia, Marina di Gioiosa, Bova Marina, Bivongi e Bianco. La sede qua a Bova Marina è stata inaugurata il 20 febbraio del 2011.
quando, cioè io voglio dire che ammiro queste persone che fanno volontariato, perché ammiro il loro coraggio, ma soprattutto il loro altruismo. Quando io mi sono iscritta a questa associazione temevo l'ingresso, perché in pratica non sapevo fare niente, non conoscevo niente di questo mondo. Oggi sono più che fiera di farne parte, perché con i miei colleghi so di dare un aiuto alle persone che hanno bisogno. Ricordo le mie prime esperienze con l'ambulanza, dove in pratica, non sapendo fare niente, chiaramente mi sentivo un pesce fuor d'acqua. Però con l'aiuto dei miei colleghi più esperti ho superato le mie paure, ho superato i miei battiti di cuore anche, e anche le delusioni che abbiamo incontrato. Oggi, ripeto, sono più che fiera di farne parte. Insieme ai miei colleghi voglio continuare a crescere questa esperienza, cercando di dare l'aiuto possibile a tutte le persone che hanno bisogno. Come soccorritrice voglio dire che noi non siamo dei medici, non siamo infermieri, e quindi noi possiamo soltanto intervenire con il primo soccorso. Cosa si intende per primo soccorso? Cercare di vedere, cioè nel momento in cui ci troviamo di fronte a certe situazioni, di vedere innanzitutto per la nostra sicurezza, poi per quella del paziente, e infine allertare il 118. 118 che in pratica anche telefonicamente ci può dire quello che possiamo fare. Soltanto noi non possiamo somministrare medicinali, quindi è soltanto il primo soccorso che possiamo dare e basta. La nostra associazione si occupa di assistenza in manifestazioni di ogni tipo, con a bordo personale medico e infermieristico quando richiesto, assistenza a tutto ciò che è possibile fare, e inoltre distribuzione di presidi sanitari, prestiti anche di attrezzature per persone disabili. E niente, come esperienza a livello in questo campo non è che ne abbiamo avute, anche perché, ripeto, noi non possiamo assolutamente somministrare medicinali, farmaci. Quindi niente, noi possiamo dare soltanto un primo aiuto per un primo soccorso, basta, nient'altro. Grazie per la tua testimonianza, Maria Vittoria. Passo la parola a Immacolata. Buonasera. Sono volontaria della Misericordia da 4 anni e sono stata delegata dal presidente, quindi, della nostra associazione, a conferire proprio in merito a questo incontro. Prima di entrare proprio in merito alla tematica di oggi, quindi quella del diabete, vorrei fare una premessa per quanto riguarda la nostra associazione. L'Associazione della Misericordia è un'associazione che è nata intorno al 1940. In Italia lavora a 360 gradi non solo nel campo sociosanitario, ma anche nel campo della protezione civile. Abbiamo moltissime sedi, non solo quindi in Italia, come ho già detto, ma anche in Europa e all'estero, e 2 anni fa abbiamo avuto anche l'apertura di una sede a Bethlehem. E quindi entrando nella parte quindi sociosanitaria, abbiamo che la Misericordia si occupa in primis del soccorso e del trasporto quindi degli infermi con ambulanza. La Misericordia quindi collabora anche poi con centri di accoglienza, con il centro 18, e gestisce anche dei vari laboratori. Arrivando adesso al punto fondamentale quindi di questo nostro incontro, che è quello che riguarda il diabete, abbiamo visto come questa malattia colpisce quindi giovani, adulti, quindi anziani in modo indistintamente, e quindi è importante anche comunque per noi volontari, che anche se, come ha detto la collega, non possiamo intervenire direttamente, quindi, ma che comunque abbiamo una piccola formazione nel momento in cui ci troviamo di fronte a un paziente affetto da questa patologia. Perché sappiamo che appunto se non è curata può
causare, quindi può portare anche un coma ipoglicemico. Quindi nel momento in cui, infatti noi ci siamo trovati qualche volta di fronte a dei pazienti con in stato di coscienza, che presentavano sintomi quali pallore, tremore, formicolio, quindi su tutto il corpo, in questo momento, quindi avendo preso tutti i parametri generali, possiamo solamente somministrare sotto lingua ad una bustina di zucchero oppure sciolto in acqua, mantenendo il paziente seduto o sdraiato e controllando sempre i parametri fino a quando essi non tornino a livelli normali. Nel caso in cui invece ci troviamo in presenza di un paziente incosciente, quindi un coma ipoglicemico, in questo caso gli infermieri che fanno parte quindi in ambulanza, sotto stretta collaborazione quindi con il medico con cui noi siamo sempre collegati in contatto, potrà andare ad intervenire con un'infusione endovenosa di soluzione glucosata oppure andare ad effettuare un'iniezione sottocutanea di glucagone, che non è altro che un ormone naturale che serve quindi a far rialzare la glicemia e ad andare quindi ad eliminare quindi gli zuccheri nelle varie parti dell'organismo, quindi nel fegato. Comunque il ruolo principale quindi di noi volontari è una parte iniziale, che è quella che va dal trasporto del paziente dal posto in cui andiamo a prelevarlo fino all'ospedale, dove poi ci sarà l'equipe medica che provvederà al tutto. Ecco, quindi noi cerchiamo quindi di spronare coloro che comunque sono affetti da questa patologia di tenere con sé dei cartellini, quindi identificativi personali, in modo tale poi da poter anche aiutare il personale, quindi dei volontari, quindi dei soccorritori che in quel momento quindi arrivano in aiuto. Grazie. Grazie, adesso chiamo al tavolo dei relatori Aurora Paino, segretaria della consulta giovanile di Condofuri, e Aldo Burnari, che affronteranno il problema dell'associazionismo, il sostegno dell'associazionismo. Funzionano. Allora, il ruolo dell'associazionismo a supporto dei pazienti di diabete. Cominciare a farci la proposta. Buonasera a tutti, sono Aurora Paino e sono segretaria della consulta giovanile del Comune di Condofuri. Innanzitutto vorrei ringraziare la consulta giovani per l'invito. E niente, dalla scoperta di questa malattia fino ad oggi sono stati fatti passi avanti. E un ulteriore passo puntiamo a farlo anche noi, cercando di informare tutti, in particolar modo i giovani, circa questa malattia, perché crediamo che la vera ricchezza siano appunto le associazioni sul territorio, perché hanno un contatto diretto con la persona, e appunto proprio per questo puntiamo per prima cosa a fare come consulta, puntiamo ad adottare il manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete e di sensibilizzare anche a livello scolastico, poiché uno degli ostacoli che la prevenzione al diabete deve affrontare è appunto una forte disinformazione rispetto a questa patologia. La scuola, a mio avviso, è il luogo perfetto per parlare di diabete a 360 gradi, considerando che insegnanti e personale scolastico hanno un ruolo fondamentale nell'indirizzare i ragazzi diabetici e non allo sviluppo di una coscienza e di una consapevolezza alimentare. Con l'ulteriore volontà da parte di tutti i membri della consulta giovani di Condofuri di ritornare su questo tema una volta istituita la consulta per la salute pubblica, vi ringrazio ulteriormente per l'invito e per la possibilità di intervenire a questo convegno. Grazie. Aldo, ti abbiamo lasciato volutamente all'ultimo perché sulla scorta degli interventi che ti hanno preceduto
hai parlato del desiderio di realizzare un'associazione. Ce ne vuoi raccontare? Sì, diciamo che io voglio cogliere l'occasione innanzitutto per ringraziare Leo, le istituzioni e tutti quelli che hanno organizzato questa giornata, perché essendo pure coinvolto direttamente nella tematica del diabete, diciamo, perché essendo genitore di una bambina che ha questo problema. Noi ci incontriamo spesso con Leo, quasi tutti i giorni, e parliamo sempre delle problematiche quotidiane e giornaliere che questo problema ci presenta, diciamo, no? E questa è una bella occasione che secondo me dovremmo ripetere tante volte, e questa potrebbe essere l'occasione quindi per lanciare una proposta, la proposta di creare un gruppo, un'associazione, chiamiamola come vogliamo, per vederci ancora fra un mese, non lo so, una volta al mese, per confrontarci soprattutto quelli che direttamente sono coinvolti nel problema, e quindi vedere quali sono i problemi quotidiani del diabete, e anche magari lanciare pure delle proposte, come il dottore diceva, l'educazione alimentare è una cosa importantissima, cose che dovrebbero introdurre nelle scuole. Io mi rendo conto ora che vivo questo problema con mia figlia, mi rendo conto che l'educazione alimentare e forse pure l'educazione civica, diciamo, sarebbero delle cose importanti che nei programmi ministeriali ci dovrebbero essere. Magari nel nostro piccolo, nella scuola elementare di Bova Marina, potremmo proporre a parlare di queste cose. Noi paradossalmente a casa mia, io ho imparato, anche se non si direbbe, ad alimentarmi in modo diverso, voglio dire, da quando abbiamo avuto a casa questo problema, perché ho imparato a capire quali sono gli zuccheri semplici, quelli composti, e a capire esattamente come funziona il meccanismo alimentare, e quindi magari non riscontrare poi, alimentandomi bene, non avere questi problemi. Quindi secondo me questa è stata un'iniziativa non importante, secondo me questa è stata un'iniziativa importantissima, perché questi confronti sono quelli che ci fanno capire tante cose, come diceva pure Fortunata prima, associarsi, vedersi, voglio dire, e parlarne, magari invitando di nuovo il dottore, perché ci ha fatto una cosa graditissima oggi. Sarebbe importante, quindi io lancio questa proposta nella creazione di un gruppo, di un'associazione, non lo so, ci possiamo pure fermare dopo, alla fine di questo, per parlarne, chi è interessato, non solo quelli che hanno il problema, ma anche quelli che sono al di fuori, che sono interessati, perché secondo me c'è da imparare, io ho imparato tanto, paradossalmente si impara, avendo un problema si impara a gestire si impara a gestire altre cose, insomma, ecco. E poi voglio cogliere l'occasione per fare una domanda al dottore, se possibile, velocemente, da quando abbiamo avuto noi questo un'altra testimonianza, insomma, e da quando abbiamo avuto questo problema sulla ricerca scientifica. La mia speranza è stata dal primo momento, e sono andato a leggere su web e a cercare qual è la soluzione definitiva di questo problema. Ho sentito parlare di spray, ho sentito parlare di tante altre metodologie per la risoluzione definitiva del problema, e mi hanno lasciato solo la speranza. Ora non so se è colpa dei media o delle case farmaceutiche o di rete farmaceutiche o di chi altro, però noi, almeno io personalmente, ho questa speranza che so che mia figlia, quando compie 18 anni, abbia risolto il problema. È quello che stiamo sperando sostanzialmente anche noi, cioè nel senso quello di sostanzialmente anche a noi, è chiaro che è un problema molto complesso. Io penso una cosa, anzi io non l'ho portata oggi, però c'è una slide che secondo me è molto importante, c'è un'immagine che mostra Bunting e Best, che nel 1921 hanno messo a punto, hanno scoperto, diciamo, sono riusciti a isolare l'insulina, e poi è stata usata nel 1923. E io dico sempre una cosa: dal 1923 ad oggi noi siamo andati praticamente su Marte, no? Cioè ormai, no? E siamo andati sulla Luna, abbiamo fatto delle cose impensabili.
purtroppo l'insulina nel 1923 la prima volta si è fatta con la siringa, nel 2015 ancora si continua a fare. È chiaro che sono state messe a punto delle tecniche, diciamo, il fatto delle insuline che ormai rassomigliano sempre di più, sono sempre più pure, sono sempre più identiche, diciamo, a quelle che produciamo noi stessi. Sono state messe a punto degli aggeggini, delle cose che sono. Si riuscirà a fare qualcosa? Io non credo molto al trapianto, non credo molto, anche perché i numeri sarebbero molto elevati, per cui non ci scordiamo che per ogni accettore ci deve essere un donatore. Quello in cui credo moltissimo è nella famosa chiusura dell'ANSA, lei sicuramente capirà, cioè nella famosa, nella capacità che il microinfusore abbia la possibilità di dosare sistematicamente la glicemia e, come fa il pancreas normale, erogare l'insulina necessaria. Non credo che siamo molto lontani da questo, perché già so di alcune aziende che hanno messo a punto qualcosa molto molto simile, quantomeno che blocca, perché uno dei problemi, e io ho ascoltato attentamente la signora quando ha detto che di notte vanno a controllare perché non sente, quella è una cosa molto 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 importante, però stanno mettendo, cioè, voglio dire, il futuro potrebbe essere veramente, io non mi sento di dirvi sì, cioè, però io sono ottimista su questo, nel senso che io credo che nell'arco di un 10 anni massimo, 8, 10, 15 anni, quello che è importante però è che vi raccomando, ma voi avete i vostri, quindi non c'è problema, di fare in modo di arrivare a questo ipotetico appuntamento, anche i bambini oggi, che saranno poi adulti, arrivano nelle migliori condizioni così, cioè nel senso che di fare di tutto, è un dramma, assistere un bambino è un dramma, perché è facile parlare, ma poi spiegare a un bambino che non può mangiare un gelato, che non può mangiare una cosa, che non può correre, che non può sudare, cioè voglio dire, sono tutta una serie. Per cui io credo che noi dobbiamo, da questo punto di vista, perché siamo molto vicini a questo. Su altro non mi sento di dire, perché le insuline, spray, cose, queste purtroppo hanno lasciato fino ad oggi il tempo che trovano, perché a ogni pro ci è presentato immediatamente un contro, specialmente sulla spray. Sì, volevo ricordare che chi volesse raccogliere l'invito di Aldo Curnari può già lasciare i propri dati su queste pinne che ha preparato, penso, l'assessore Ollio. Quindi magari alla fine qua ci sono dei fogli, chi vuole può lasciare la propria adesione, ovviamente informale. Grazie. Ho accennato già, però diciamo, bypassando, perché stava rispondendo a un'altra domanda, la compatibilità fra la patologia e lo sport, mi riferisco a quello non agonistico, diciamo. È chiaro che capire che tipo di attività bisogna convivere, cioè nel senso che bisogna imparare a gestirsi, bisogna comprendere che lo sport, diciamo l'attività fisica in genere, comporta un dispendio calorico occasionale, e quindi occasionale sarà anche la risposta, diciamo, non solida. Per cui è chiaro che noi, se lei ha visto l'ultima slide, c'era una squadra di pentatleti, non di una squadra, che sono quanto di più complicato possa esserci. È chiaro che il tutto però deve essere la formazione, cioè non bisogna inventarsi oppure fare delle cose così. Ovviamente stiamo parlando dei bambini, stiamo parlando dei soggetti che fanno l'insulina, per cui sono più soggetti ad andare incontro alle crisi ipoglicemiche, e quindi che sono molto più rischiose, diciamo, e sono d'accordo con chi ha parlato prima dei volontari. Dov'è? Non c'è? Ah, ecco lei, perché quello importante è, specialmente negli anziani, colgo l'occasione per dirvelo anche un messaggio così extra, negli anziani non abbiate paura mai dei numeri alti, dovete avere sempre paura
nel numero basso. Cioè se è in 250, se è 300, andate a letto tranquilli, non succede niente. Di glicemia alta, nonostante l'impegno nostro, non è riuscito a morire mai nessuno. Di glicemia bassa invece sì, di glicemia bassa sì. Un'altra cosa che volevo dire, non chiestami, ma io mi permetto di intervenire, io credo moltissimo in questo che loro stanno cercando di mettere in atto, l'associazione dei pazienti diabetici. Attenzione, associazione dei pazienti diabetici non significa pazienti diabetici che si mettono insieme. Si mettono insieme i gruppi, le famiglie, le persone che sono interessate a questo grandissimo, ma grandissimo problema. Tutti noi insieme possiamo fare, perché la condivisione, condividere, la cosa bellissima che ha detto la signora, la prima persona, guarda caso, che ha dato supporto è stato Leo. Perché? Perché ha vissuto, viveva quella malattia, sapeva i problemi di quella malattia, sapeva in un certo senso, perché aveva avuto un maestro modestamente che gli aveva insegnato come fare, scherzi a parte, per cui fare e creare, mettersi insieme significa lottare insieme, significa condividere, e la condivisione di un problema è sicuramente quanto di più bello possa esserci, cioè è il viatico migliore per risolverlo al meglio. Per cui datevi da fare, l'associazione dei pazienti diabetici in Italia è la più, anche, devo dirvi una cosa, anche dal punto di vista strettamente, ora uso un termine che io aborro, anche dal punto di vista politico, voi non avete idea che cosa significa, ma non per andare a votare a chi sto a chi, no, dal punto di vista politico significa rivendicare. Quel manifesto è nato grazie all'associazione dei pazienti diabetici. Quel manifesto che è stato esportato, ormai lo stanno esportando in tutto il mondo, è opera nostra, ma è opera della FAND, dell'Associazione Nazionale dei Pazienti Diabetici. Quindi affinché queste iniziative non perdano così, che non siano un incontro occasionale così, no, ma che abbiano un senso e che abbiano un proseguo, questo è fondamentale, cioè organizzare degli eventi, organizzare delle campagne, anche perché non ci scordiamo una cosa, anche a voi vi tocca la fetta di quei pazienti che sono diabetici e ancora non lo sanno, eh? Cioè non è che anche voi avrete in questo momento a Bovano un certo numero X di persone che sono diabetici, sicuramente non sanno. Quindi l'associazione è quanto di meglio possa fare una comunità. Ma poi anche c'è una sola che non conviene fare, ma chi è un'altra cosa. L'ingegnere Borrello forse voleva chiedere una domanda. Per quanto riguarda la prevenzione alimentare, zucchero bianco, zucchero a canna, miele, perché venendo dalla medicina omeopatica si raccomandava non consumare zucchero bianco perché è molto raffinato, quindi volevo un supporto scientifico. Allora ora mi attirerò la sua ira, ma io sfrutto. No, mi attirerò la sua ira, ma io sfrutto la presenza di una biologa nutrizionista che è in sala e che collabora con me in maniera volontaria, fra l'altro, che è la dottoressa, la quale è espertissima perché è stato argomento del suo intervento al convegno scorso. Per poi. Buonasera. Sono Monica Costantino, mi presento, sono biologa nutrizionista, collaboro al dottor Perrone e faccio parte di diverse associazioni, questo per sottolineare l'importanza delle associazioni, perché grazie alle associazioni si fanno degli incontri dove si parla di alimentazione e così via. Per rispondere allo specifico alla domanda, zucchero bianco, zucchero di canna, zucchero grezzo di canna, è tutto saccarosio. Quindi lo stesso zucchero, solo che lo zucchero bianco ha subito dei processi di raffinazione proprio per renderlo bianco, gli altri contengono una piccola percentuale di fibra. Per
chi ha il diabete, usare questi tre tipi di zucchero è la stessa identica cosa. Per chi non ha il diabete, si preferisce utilizzare il grezzo, ma a 360 gradi. Ultimamente i nutrizionisti insistono, anche per perdere peso, di consumare più fibra, non fare diete drastiche, ma iniziare il pasto con l'insalata, poi finirla con la verdura cotta, se mangio fette biscottate integrali, e così via di seguito. Quindi aumentare frutta e verdura, 5 porzioni al giorno, si sta tendendo a passare alle 7 porzioni al giorno. Ricordatevi i 5 colori della natura, così mi garantisco tutte le vitamine di cui ho bisogno. Per chi ha il diabete, lo zucchero, uso una parola del dottor Perrone, è veleno, è l'unico alimento che noi non facciamo consumare. È semplice capire perché. Se io ho la crisi ipoglicemica, prendo acqua e zucchero, quindi va da sé che lo zucchero non va consumato. Allora si preferisce non mettere nulla nel caffè latte, laddove è necessario i dolcificanti. I dolcificanti sintetici, c'è tantissima diatriba, fanno bene, fanno male, tutto sta nella quantità, perché alle dosi consigliate dall'EFSA, che è il nostro Istituto Superiore di Sanità, non ci sono problemi per la salute, scientificamente provato. Ok? Ho risposto? No, grazie. Approfitto, dottoressa, visto che parliamo di zuccheri, perché dicevano i dolcificanti, però a noi hanno sempre insegnato l'aspartame, sì, ma per esempio marsicolo, sorbitolo, per esempio, non si dovrebbero assumere come dolcificante. E sarebbe al contrario, perché dove lei legge olo è naturale, è un alcol dello zucchero. Dove c'è aspartame, cicloammato, saccarina, tutto sintetico. Solo che l'aspartame fortunatamente ha una soglia di tossicità molto alta che durante la giornata non si riesce a raggiungere anche se ci impegniamo. Almeno 20 kg al giorno. 40 grammi per chilogrammi di peso corporeo. Altre domande? C'è qualcuno che vuole intervenire ancora? È stato molto chiaro. Allora, ragazzi, faccio il aggiungo altri 5 per la prima e Io credo, Leo, che voi dobbiate caldeggiare questa iniziativa. Io sono, per quello che potrò fare, che potrò essere, assolutamente vi sarò accanto se lo riterrete utile, però vi consiglio di farlo, cioè vi auguro di farlo. Noi avevamo tentato anche a Melito all'epoca, se, forse non so se vi ricordate. Poi c'è stato un problema anche perché abbiamo avuto difficoltà per la sede. Io credo che con un sindaco così disponibile, almeno mi sembra, non so se mi sto prendendo, no, sicuramente è ciò, sicuramente, guardate che avere un sindaco giovane significa, insomma, avere diciamo un supporto vario. E poi io ho avuto il piacere e l'onore di essere anche amico, insomma, del padre, quindi se è buon sangue non mente. Per cui questa iniziativa, anche perché ho visto e ho sentito gli interventi vari, specialmente il suo ultimo, che ha fatto comprendere secondo me quanto sia utile. Io non so che fare. No, volevo dire, non perché diciamo, ecco, il dottore ha un attimo preceduto quello che volevo dire, per quanto riguarda, avevo avuto qualche sentore quando ho detto che sicuramente ci saranno delle proposte, e il dottore faceva riferimento anche al fatto che a Melito hanno avuto poi problemi per trovare, diciamo, per la... Ora, non perché
questa amministrazione è più brava di quella che all'epoca c'era Ameldo, però siccome siccome abbiamo la fortuna, quindi non perché siamo bravi, no, abbiamo la fortuna però di avere dei locali disponibili anziché tenerli chiusi, quindi anzi noi abbiamo anche voluto tutto il consiglio all'unanimità, quindi maggioranza e minoranza, abbiamo voluto regolamentare l'uso anche e la concessione a titolo gratuito naturalmente dei locali che abbiamo, quindi la sede non sarà un problema perché per fortuna il nostro comune ha locali disponibili che tra l'altro sono chiusi, quindi per quanto riguarda la sede già da stasera voglio dire c'è la massima disponibilità e tra l'altro ecco anche se però sempre diciamo non specificamente di, anzi è pure collegato al diabete, noi ecco, ma non per fare né propaganda né pubblicità all'amministrazione, avremmo, io uso sempre il condizionale perché sono come San Tommaso, se non vedo non credo, mi piace prima fare le cose e poi dirle, avremmo ecco anche l'intenzione, se riusciamo, ad come comune, visto che poi la spesa non è neanche, almeno così dalle prime informazioni che ho reperito in giro, non è una somma esosa, di acquistare e poi dare ovviamente alla guardia medica un defibrillatore, perché spesso l'uso del defibrillatore può diciamo, essere utile a salvare anche diciamo, delle vite, quindi ribadisco, per la sede non ci sono problemi, poi come, non tanto come sindaco ma come cittadino, io insomma ecco, aderirò all'associazione. Noi abbiamo un defibrillatore in sede che la maggior parte di noi ha fatto il corso di BLS, quindi è a disposizione dei cittadini di Bomanina e di comunque tutti quelli che prevenire. Però come misericordia noi anche comunque la se c'è già, allora non lo compriamo. Si compra un'altra cosa. Compatibilmente con le risorse del comune. Però è chiaro, se c'è già ne uno è inutile. La sede, io penserei, voglio dire lì, sì, dove c'è la guardia medica. Sì. Ah sì, va bene, nei saluti ho dimenticato di salutare la dottoressa Stilo, don Natale Spina che sono intervenuti gentilmente e voi tutti che siete stati veramente interessati fino alla fine. Ricordo, per chi lo volesse può lasciare i propri recapiti su queste griglie qua sul tavolo. Grazie e buona serata.